noi abbiamo stimato a livello nazionale 1,8 miliardi di giro d'affari, che per la nostra provincia significa 13 milioni di euro circa. Quindi 13 milioni di euro, se noi lo rapportiamo al fatturato di un'azienda commerciale, potrebbero essere 70-80 aziende regolari che naturalmente potrebbero stare nel nostro territorio. È questo il volume di affari secondo una stima di Confesercenti dell'abusivismo nel settore ambulante. Ecco il perché di una campagna di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei consumatori che arriverà in tutti i mercati della provincia di Arezzo. Anche noi siamo a lavorare praticamente, cioè abbiamo dei clienti davanti al banco, arrivano queste persone e con modi molto più rudi, molto più violenti cercano di chiedere i soldi e questo non va bene. Quindi cosa chiediamo? Noi chiediamo un maggior controllo chiaramente per la vigilanza, per quello che riguarda sia la polizia che i vigili urbani, che dovrebbero stare nel mercato per tutto l'orario del mercato, non fare un piccolo passaggio o due passaggi, cioè dovrebbe essere presente per tutto l'orario dell'apertura del mercato un controllo più serrato. E va fatto un distinguo sul tipo di abusivismo. Ci sono gli abusi che sono quelli fatti da chi vende merce contraffatta, che sono stati praticamente estirpati, cioè nel nostro territorio non si vedono praticamente più venditori di merce contraffatte, perché in questo caso la Polizia Municipale riesce a intervenire velocemente sequestrando la merce e quindi in qualche modo il fenomeno è stato arginato. Diverso è quando vediamo i venditori abusivi che non hanno licenza, che sono i venditori di fazzoletti piuttosto che di cover dei cellulari, di ombrelli, che sono dei disgraziati. In questo caso non è chiaro, la norma non è chiara, quindi non sappiamo se si può sequestrare la merce, stanno analizzando a fondo la questione per capire se sia possibile o meno. Le contravvenzioni le possiamo fare, però come potete immaginare lasciano il tempo che trovano, perché trattandosi di disgraziati spesso non pagano e il problema quindi non viene risolto. C'è bisogno di informare i consumatori finali da dove arrivano i prodotti e soprattutto la lotta che stiamo facendo ormai da tanti anni per il Made in Italy, una legge chiara sul Made in, che tra l'altro aggiungo non richiede alcuna copertura finanziaria, ma che porterebbe al contrario tantissimi posti di lavoro in più nel nostro paese. Io credo che questa sarà una scommessa importante per i prossimi anni e su questo credo che ci giocheremo molto del nostro futuro, del nostro paese.